Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Buongiorno carissimi amici, bentrovati. Eccoci allora anche questa mattina e vogliamo unirci in preghiera, aiutati da Maria, dalla Mamma Celeste, per rivolgerci al Padre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ecco, ci ricordiamo che ieri abbiamo letto il Vangelo del cieco di Gerico, Bartimeo, figlio di Timeo, che è stato guarito da Gesù. E che cosa ci dice questo episodio? Ci dice che ci parla del mondo dove il mondo segue la logica del primeggiare, del cercare i posti più importanti, i posti di potere, di influenza, mentre la logica del regno di Dio, che è la vera logica della realtà, ci insegna che il posto più importante è l'ultimo posto, il posto di colui che si mette a servizio. E come fa il mondo allora ad avere così tanti che seguono la sua logica, che è una logica illusoria, falsa, ingannevole? Ne ha tanti perché sono ciechi. Siccome non vedono la vera realtà com'è e si lasciano illudere da queste false promesse, allora stanno lì, così come il mondo gli insegna, e non si muovono mica, e stanno lì seduti, girano attorno al proprio io, non si muovono. Ecco, quel giorno in cui Gesù passa e con la forza del Padre veniamo attirati a Lui e ci lasciamo attirare da questa forza verso Gesù, ecco che finalmente Gesù apre i nostri occhi e comprendiamo una logica nuova che ci mette in uscita dal nostro io. Ed ecco allora che ci ritroviamo in cammino con Gesù verso Gerusalemme. Oggi lo troviamo proprio a Gerusalemme, Gesù. È stato saltato il passaggio della sua entrata. E arriviamo direttamente a quando Gesù entra nel Tempio e ecco, vedremo che cosa succede. Era importante che Gesù andasse a Gerusalemme perché doveva portare la logica del regno di Dio proprio là dove c'è il centro di potere religioso e politico. Ascoltiamo dalla voce di Claudio. Dal Vangelo secondo Marco. Dopo essere stato acclamato dalla folla, Gesù entrò a Gerusalemme nel Tempio. E dopo aver guardato ogni cosa attorno, essendo ormai l'ora tarda, uscì con i dodici verso Betania. La mattina seguente, mentre uscivano da Betania, ebbe fame. Avendo visto da lontano un albero di fichi che aveva delle foglie, si avvicinò per vedere se per caso vi trovasse qualcosa, ma quando vi giunse vicino non trovò altro che foglie. Non era infatti la stagione dei fichi. Rivolto all'albero disse: «Nessuno mai più in eterno mangi i tuoi frutti». E i suoi discepoli l'udirono. Giunsero a Gerusalemme, entrato nel tempio, si mise a scacciare quelli che vendevano e quelli che compravano nel tempio. Rovesciò i tavoli dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombe e non permetteva che si trasportassero cose attraverso il tempio. E insegnava loro dicendo: «Non sta forse scritto: la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le nazioni? E
Voi invece ne avete fatto un covo di ladri. Lo udirono i capi di sacerdoti e gli scribi e cercavano il modo di farlo morire. Avevano infatti paura di lui perché tutta la folla era stupita del suo insegnamento. Quando venne la sera, uscirono fuori dalla città. La mattina seguente, passando, videro l'albero di fichi seccato fin dalle radici. Pietro si ricordò e gli disse: Maestro, guarda, l'albero di fichi che hai maledetto è seccato. Rispose loro Gesù: Abbiate fede in Dio. In verità io vi dico, se uno dicesse a questo monte: Levati e gettati nel mare, senza dubitare in cuor suo, ma credendo che quanto dice avviene, ciò gli avverrà. Per questo vi dico, tutto quello che chiederete nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi accadrà. Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni a voi le vostre colpe. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Abbiamo un brano che è composto da tre parti. Diciamo che la prima e l'ultima sono legate all'albero di fichi e al centro c'è il Tempio. E il filo conduttore di tutti e tre, possiamo dire, è il rapporto con Dio, la preghiera, il vero rapporto con il Padre. Allora, Gesù giunge a Gerusalemme insieme con i suoi discepoli. E quella sera guarda attorno nel tempio e poi uscì verso Betania con i dodici. La mattina seguente, mentre uscivano da Betania, abbiamo sentito, ebbe fame, vide questo albero di fichi che era pieno di foglie e si avvicinò per vedere se per caso vi trovasse qualcosa. Ma quando vi giunse vicino non trovò altro che foglie. Non era infatti la stagione dei fichi. E che cosa succede? La reazione di Gesù qual è? Rivolto all'albero disse: Nessuno mai più in eterno mangi i tuoi frutti. Ecco, questa frase, questa parola di Gesù mi ha fatto molto pensare e veramente devo dire che non riuscivo a capire come potesse Gesù dare una parola così, diciamo, dura, quasi una reazione, diciamo, isterica, cioè non, senza una logica. Se non è stagione, cioè cosa vai a cercare i frutti, no? Ma credo che la lettura di questo fatto debba essere proprio simbolica. Dobbiamo andare al di là della materialità, diciamo, di quel preciso albero e capire che cosa rappresenta quell'albero, quelle foglie e quella mancanza dei frutti e anche il fatto del fuori stagione. Io credo che ci possa aiutare molto un brano di Ezechiele, capitolo 47, dove c'è questa visione profetica, dove lui vede sgorgare dal tempio un torrente che poi via via diventa sempre più pieno di acque, ricco di acque, fino a diventare addirittura navigabile. E a un certo punto dice il profeta Ezechiele, lungo il torrente, su una riva e sull'altra, crescerà ogni sorta di alberi da frutto, le cui foglie non appassiranno, i loro frutti non cesseranno, e ogni mese matureranno perché le loro acque sgorgano dal santuario. Cioè questi alberi da frutto
portano frutto ogni mese, cioè anche quando non sarebbe stagione, ma c'è un motivo perché lo fanno. Perché le loro acque sgorgano dal santuario. Cioè si nutrono di quell'acqua che esce dal santuario. Ed ecco allora che il brano centrale di oggi è proprio quello sul santuario, sul tempio, cioè il luogo che rappresenta il rapporto fra me e il Padre. Ecco, se il mio rapporto è falsato, le mie radici non trarranno acqua da questo fiume di vita che esce dal santuario. E quindi a un certo punto seccheranno. E addirittura seccherà fin dalle radici questo mio albero che rappresenta la mia vita. Se non è innestato e va a pescare l'acqua che esce dal santuario, seccherà a partire dalle radici. Allora, ecco che Gesù allora ci indica questa purificazione del Tempio, che è proprio capire il rapporto vero che ci me fa mettere radici nel torrente che esce dal santuario. Allora, Gesù vede che ci sono quelli che comprano, vendono e li scaccia. Rovescia i tavoli di cambiamonete, le sedie dei venditori di colombe e non permette che si trasporti qualcosa attraverso il tempio. E la sua frase, che riassume il significato di questo gesto, è: non sta forse scritto, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le nazioni? Cioè, ma voi, dice, che cosa venite a fare qua nel Tempio? Questa è una casa di preghiera. Preghiera vuol dire incontrarsi con il Padre mio. È diventata un mercato, una compravendita, un luogo per accumulare ricchezze da parte di chi detiene il potere. E addirittura questo rapporto sbagliato con Dio è diventato soltanto un rapporto di riti sterili, vuoti, che sono acquistare animali, darli perché vengano sacrificati e pensare di essere a posto con la coscienza e addirittura pretendere che Dio ti faccia determinati favori perché tu hai fatto determinate spese importanti per lui. No, a questa religiosità mercantile, dove il rapporto con Dio è soltanto rituale e non coinvolge la vita, non serve a niente. E questo ci deve far interrogare, ecco, com'è il nostro rapporto con il Padre. Deve essere un rapporto a tu per tu. Il Tempio è una casa di preghiera, non di organizzazioni, di scambi, neanche di servizi sociali, è un luogo di incontro con il Padre. E da questo incontro nasceranno le opere, cioè i frutti, ma non nasceranno solo in determinati momenti particolari. I frutti saranno ogni mese, cioè in tutte le stagioni, anche nelle stagioni sfavorevoli, perché le radici prendono dall'autentico rapporto con il Padre. Ci ricordiamo le parole di Gesù nel Vangelo di Giovanni, capitolo 15, quando dice: io sono la vite, voi i tralci. E dice: chi rimane in me e io in lui porta molto frutto. Ecco, è proprio questo rapporto che Gesù ha con il Padre, ci chiede anche a noi di entrare nello stesso rapporto. Soltanto questo rapporto può portare frutto, può far sì che noi portiamo frutto
sempre. E poi c'è la reazione dei sacerdoti, dei capi, degli scribi che vogliono metterlo a morte perché hanno paura di Gesù. Hanno paura perché dicono: questo qua stravolge tutto, tutto il nostro mondo. Ecco, e poi a sera uscirono fuori dalla città Gesù e i discepoli. La mattina seguente, passando, videro l'albero di fichi seccato fin dalle radici. E Pietro nota questa cosa e si rivolge a Gesù: Maestro, guarda, l'albero di fichi che hai maledetto è seccato. Ecco, a questo punto non serve più spiegarlo perché abbiamo capito il significato, però Gesù introduce un altro insegnamento, quello sulla fiducia in Dio, sulla fede in Dio che può ottenere miracoli. Dice: in verità io vi dico, se uno dicesse a questo monte: levati e gettati nel mare, senza dubitare in cuor suo, ma credendo che quanto dice avviene, ciò gli avverrà. È un grande insegnamento sul rapporto con il Padre. Ecco, sta ancora lavorando lì Gesù, è quello che gli interessa, che noi entriamo in un vero rapporto con il Padre, rapporto personale, e quando tu ti rivolgi a un papà e gli chiedi con il cuore qualcosa, e glielo chiedi con fiducia, tu sai che il Padre buono ti ascolterà. Ecco, dobbiamo stare proprio sulle parole di Gesù. Per questo vi dico, tutto quello che chiederete nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi accadrà. Ecco, qui non c'è da spiegare, da discutere su queste parole, sono molto chiare. Dobbiamo solo provare a viverle. E sulla parola di Gesù vedremo cosa succederà. E poi c'è l'ultimo insegnamento che sembra messo lì quasi, come dire, messo sopra senza un nesso, ma in realtà è profondissimo. È l'insegnamento sul perdono. Cioè, praticamente in un rapporto fra due persone è vero, c'è un chiedere dall'uno all'altro, ma anche c'è la reciprocità, anche il Padre ha qualcosa da chiederci. E se il rapporto che c'è fra noi e Lui è vero, autentico, profondo, profondamente coinvolto, anche noi dobbiamo ascoltare la sua voce, quello che lui ci chiede. E lui da padre cosa ci chiede? Figlio mio, guarda questo che è tuo fratello, anche lui è mio figlio, perdonatevi. Io ti chiedo solo questo, perdonalo, perdonatevi fra voi. Ma perché ce lo chiede? Perché sa benissimo che la fonte dei nostri disastri è quando non ci regaliamo il perdono. Che giornate sterili, che stagioni grigie, tristi viviamo nella vita perché tardiamo a regalarci il perdono. Ecco, il Padre lo sa benissimo. E allora lui dice: sì, chiedetemi quello che volete, ma io vi chiedo anch'io qualcosa, il perdono. E non pensiate che sia impossibile, perché se ve lo chiedo, vuol dire che vi darò anche la forza. Vi assisterò affinché possiate darvelo. Preghiamo. Ecco, chiediamo proprio che Gesù ci aiuti a unirci nella vera preghiera, quella che in questo Vangelo lui ci vuole insegnare. Vieni Gesù. Riempimi di te, ti dono il mio cuore, riempilo del tuo amore. Donami tutto te e con te donami le tue virtù. Amami Gesù, fa che io ti ami con il tuo amore. Grazie Gesù, grazie che io sono qui. Sono qui perché tu sei buono, soltanto perché tu sei buono. Vieni da me, che io vengo da te
e siamo una cosa sola, amore e misericordia e miseria, una cosa sola. Il mondo ha bisogno di te, amore e misericordia. Fa che io ti porti nel mondo intero. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Per intercessione della Mamma Celeste vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen.